Ebbene sì signori, siamo tornati con il secondo episodio della Captive Minecraft. Tra l'altro mi avete detto che la conoscevate in tantissimi, quindi stonks. E mi avete detto praticamente tutti di portarla, vi è piaciuta tantissimo, incredibile, fuori di testa. Quindi il primo episodio è stato un po' una prova. Tra l'altro abbiamo fatto tantissimi obiettivi, mi avete detto, oh mio Dio, ne fate tantissimi, proprio con questa voce, leggevo i commenti. Secondo episodio, ho fatto dei progressi off camera, come fanno i grandi youtuber di successo. Non è vero. E ora vi farò vedere tutti i progressi e tutte le cose che andremo a fare in questo episodio. Signori, vi invito a lasciare un piace, un commento, condividere il video e speriamo che vada bene come il primo episodio. Iniziamo. Allora, siamo spawnati esattamente nell'ultimo una mela. Ok? Dicevo esattamente nell'unico posto, cioè nello stesso posto in cui ci siamo salutati l'ultima volta. E come vedete ho fatto dei progressi. Ta-dan! Ho trovato sia il ferro, che ora ci prendiamo, sia il coal, il carbone. E poi vabbè, tutte ste cose, ho fatto un po' di materiali, poi vi faccio vedere il perché. E voi direte, cosa? Come hai fatto a trovare il ferro? Ero andato un attimino giù in miniera per prendere il, come si chiama, per uccidere i mob, pardon. Perché volevo trovare l'arco per la missione che vi dicevo l'altra volta, questa qui. Esatto. E nell'uccidere i mob mi sono girato, ho trovato il ferro. Totalmente a caso ho trovato anche il carbone, quindi li prendiamo entrambi, li cuociamo, vedete che la barriera è aumentata. Mi avete detto che sopra c'è una sorta di villa, un qualcosa. E tra l'altro sotto sentivo anche dei mob incredibili. Qua c'è pure un ramoscello che ora ci prendiamo. Dicevo, sentivo dei mob incredibili che volendo possiamo andare a fightare. Però in questo episodio quello che mi premeva fare di più, comunque l'obiettivo principale era quello appunto di andare su in alto. E dopo andremo su in basso. Cioè, oggi non so parlare. Dicevo, e dopo andremo giù in basso. Tranquilli che facciamo tutto, se non in questo episodio nel prossimo, comunque fidatevi, la porteremo avanti. Tra l'altro mi avete detto che è una serie non facile come si pensi, quindi c'è da stare belli attenti. Ci prendiamo pure le uova che per ora non sto mettendo da parte. Perfetto, quindi aspetto un attimo che mi si cuocia il ferro e niente, la prossima missione da fare, vediamo qual è, sono o trovare i diamanti, oppure quella del pesce, ok. Oppure viaggia con un minecart almeno un chilometro da dove sei partito. Fede, quindi mi devo fare le rotaie e il minecart. Fede. Vabbè, ci inventeremo qualcosa. Non è la missione da fare adesso. Adesso puntiamo sia ai diamanti. Ti prego, pollo, entra. Vabbè, rip, pollettino. Dicevo, sia ai diamanti. Sì, non ai diamanti, pardon. Sia lì in altezza che al sotto. Però volevo andare prima là sopra. Quindi mi sa che mi prendo questi materiali e iniziamo tipo da, boh, vediamo dove potrei farlo, da qui, una roba del genere, vediamo, tech, iniziamo a costruire. Ora non so come ho intenzione di fare le scalettine e tutte le robe, tra l'altro rischio morte altissimo, ma in realtà va bene così perché per ora non voglio usare il cibo per mangiare, tipo voglio continuare a suicidarmi, morire, robe varie e ok. Che è bruttissimo da dire, ma questo è il mio piano. E niente, devo semplicemente salire. Non so quanti materiali utilizzerò. No, ovviamente non faccio il pillar, perché altrimenti poi come scendiamo? Suicidandoci. Sì, è vero, potrei fare le scale. In realtà, potrei fare il pillar e le scale. No, non è il momento. Vabbè, quindi, addio pezzo di terra. Quindi io mi metto a... Fì, ma ci metterò tantissimo. Allora, facciamo che il primo step è quest'isola qui. Vediamo cosa trovo e poi in caso vediamo se poi si può vedere meglio l'altra isola. Tra l'altro ho anche tolto le nuvole perché davano decisamente fastidio. E niente, signori, mi sa che ci vediamo dopo. Ci metterò decisamente un bel po' di tempo. Dannazione. Però carine le scale così. Amici, finalmente dopo un'estenuante scalinata molto carina siamo arrivati all'isola, che però non ci possiamo accedere. Tra l'altro vedo che cos'è, dell'ossidiano, della lana nera, non lo so. Poi ho visto uno smeraldo nel salire, perfetto, anche c'è tantissima roba, però oltre a una cesta ovviamente, che è la cosa principale che abbiamo visto. Però per ora non possiamo arrivarci. Tra l'altro guardando dall'alto mi sembrava di aver visto tipo delle ceste o altre robe. Boh, nel salire avevo visto altre ceste. Comunque in caso le vediamo dopo. Comunque signori, sì, avete visto bene. Perfetto, mi sono chiaramente suicidato. Oddio, perché mi hai fatto spawnare qui, gioco? Dannazione. Voi direte, oh mio Dio, ma questo qui è un cretino. Sì, è vero, ma perché ora, dato che abbiamo fatto la scaletta. Sì, però mi dovrei riprendere i materiali. Cioè, bello tutto, divertente, però mi servono i miei materiali che sono caduti nel nulla, ok? Non dovevo suicidarmi, ok, ok. Ora fatemi un attimino riprendere i miei materiali e le mie cose. Poi andiamo sotto sotto in miniera a picchiare il resto della gang. Sì, ma le mie armi e i miei materiali. Vabbè, sono un cretino, ma perché ho fatto sta stupida dannazione? Non potevate... Ah, guardate qua le due ceste. Non potevate...
potevate fermarmi. No, no, lasciatemi suicidare. Vabbè, ho perso un piccone, un botto di materiali, un botto di materiali. E basta la spada. Ok, direi proprio che abbiamo tutto. In realtà è molto ma molto ma molto strana sta mucca qui. Dicevo, molto ma molto pericoloso andare giù in miniera, soprattutto con questo buco. Non ci vedo niente. Niente. Allora facciamo così, mettiamo le torce a step. Facciamo così, torcia, poi prendiamo e poi la riprendiamo. Poi torcia. Sì, lo so, l'ho visto lo zombie. Torcia, picchiamo sti due zomboidi. Salve signori zomboidi, cosa volete da me? Guardate quanto male fanno. Ah, non ho preso il cibo però, che volendo potrei cuocere, però per ora non ci interessa. Carichiamo la spada al massimo e ittiamoli. Tra l'altro ci stanno dando anche la rotten flash per fiacto. Per fiacto. E riprendiamoci la torcia perché dobbiamo fare economia. Che incredibile quanto non si veda niente. Wow 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 wow. Stia buono signor scheletro. Deve stare molto ma molto calmo. Sotto. No no no, quanti... è la fine, siamo morti. Rip 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 rip. Dai, le mie torce, le mie robe. Non ci credo, signori, siamo morti come degli idioti. Cioè, sono morto come un idiota. Dai, non ci credo, che schifo. Vabbè, devo tornare lì giù. Allora, signori, più carichi di prima, si torna giù. Ho fatto un po' di piazza pulita mentre non c'eravate. Da dove passo? Da di qua, poi da di qua. Dai, non ci credo, si sono già ricreati i mob. No, è impossibile. No, dai, sono passati 2 minuti neanche. Neanche 2 minuti. Non ci credo. Dai, non ci credo. Non ci voglio credere. Dai, sono passati 2 minuti. No, muori. No. Ecco, sono morto. Siamo morti di nuovo. Siamo morti di nuovo. Non ci credo. 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 Ok, ripulito tutto. Finalmente. Allora, in teoria, sì, potrebbero spawnare ancora. Ma vabbè, speriamo di no. Ci prendiamo tutto sto carbone, finalmente. Oh mio Dio, guarda che bello. Ah, oh, no, non posso pre... No, oh, chi è che mi ha colpito? Siamo morti, siamo morti, non so chi mi ha colpito. Non ne ho assolutamente idea. Ok, vabbè, non... Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Lasciamo perdere, master. Prenditi il carbone e poi torna a casona. Altro carbone, perfetto. Non mi ricordo dove avevo trovato altro ferro. C'ho un cuore mezzo, sto morendo e nessuno mi dice niente. Davvero sto morendo e nessuno mi dice niente. Allora, mettiamo altre torce. Qua, occhio a non morire, grazie. Potrebbero sempre sbucare dal nulla dei mob incredibilmente forti e devastanti. Ora, in realtà, sarebbe la cosa più stupida andare qua sotto a fightare i mob con un... con quant'è? 2 cuori e mezzo. Guardateli quanti, guardateli quanti. C'è pure dell'oro. Allora, mi sa che me ne torno a casa un attimino, vi faccio ovviamente il taglio e poi andiamo a uccidere qualche mob. Prendiamo pure dell'oro, prendiamo tutte robe varie, non lo so, facciamo un casino e poi torno. No, che stupido. Ridatemi la torcia. Dicevo, e poi ce ne torniamo qui su. Ma c'era del ferro? Io mi ricordo che c'era del ferro. Boh, vabbè, lasciamo perdere. Altro carbone. Allora, sono tornato nel punto in dove in teoria c'è pieno di mostri. Però voglio prenderli in modo intelligente perché chiaramente... Ok, stavo per fare una minchiata. Dicevo, chiaramente se mi butto muoio malissimo. Quindi devo usare una tattica. Devo usare una tattica, ma la domanda è quale tattica? Ok, allora sembra che sia bello pieno. Sì, togliete il sembra. È bello pieno. Devo riuscire a scendere da un lato, attirarli e chiaramente poi ucciderli. Ma tipo non esplodono? No, non li posso hittare di pochissimo, non ci credo. Dai, fatemi scendere da dietro, vi prego, vi prego, vi prego, vi prego. No. Però, guardate la tattica. Toc. Tuc. Tuc. Ok. Così ci prendiamo anche un pezzo di ferro, che non fa mai schifo. E in teoria siamo scesi di uno. Ok, perfetto, bravo Master. Mi sa che da questa distanza... Cos'è successo? Si sono riformati i blocchi o sbaglio? Vabbè, lasciamo perdere. Dicevo... Da questa distanza li possiamo ittare. Lo sto ittando? Sì, ho ucciso un pipistrellino. Sì, da qui per forza muori. Oh, se esplode la fine. No, è la fine. È la fine. Vai, moriteci, moriteci. Mi stanno saltando. Mi vogliono saltare addosso. Vai, esplodi. No, e invece. E invece. Yeah, 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 yes, yes. Dai che stiamo andando bene. Metti una torcia lì. Potrei fare il kamikaze, ma non mi interessa farlo al momento. C'è un altro creeper. Aspettate, aspettate che li ammazzano tutti. Hanno riempito di creeper. No, e di scheletri che... Ok, lo accetto. Cos'è successo? No, è la fine. Ma no, no, non ci credo. Non ci credo. No, dai, no. Quante volte siamo morti in sta serie? 75?
Dai, no, no, non lo accetto, signori, una cosa del genere non la accetto. Cosa c'è? Cioè, ma... Boh, mezzo buggato. Boh? Dai, no, non è possibile, non è possibile, ma signori, non è finita qui. Ora mi butto a caso, ve lo dico, mi butto totalmente a caso come va, va. Devo riprendere le mie robe, tipo, assolutamente. Assolutamente! Sali, No, 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 no. Dove sono le mie robe? Dove sono le mie robe? Dammi la spada, dammi la spada. Dammi la spada, dammi la spada. Barricati, 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 No, non mi fa barricare, che schifo sto fungo, che schifo sto fungo che non mi fa barricare. Barrica tutto. Ok. Mangia la Rotten Flesh e metti questo. Ok. Allora, abbiamo ripreso alcune delle mie. Ma ora come esco? Non c'ho il piccone. No, davvero non c'ho il piccone. No, non ci credo. Che stupido. Che stupido. Allora, via. Abbiamo anche l'arco, a caso. E questi. Vai, mettiamoli qua. Questi qua, in teoria, quella zona piccone. Dai, non ho il piccone. Mi sono... Non ci credo. Per forza devo uscire, è l'unica. Cioè, ho capito che abbiamo la spadina e tutto, eh. Però senza piccone non si va da nessuna parte. Dannazione. Via, via, via. Metti le torce, metti le torce, metti le torce. Mi sa che ci muo... Va bene. Ok, allora, piano B, scendo con il piccone. Ok, questi sono gli oggetti essenziali per scendere. Tra l'altro sono cresciuti, quanti alberi sono cresciuti? 7 miliardi proprio. Ok, scendiamo, finirà malissimo. Poi in caso comunque vada sto momento qua che... Cioè, questa è tipo una sfida contro i mob. Abbiamo visto che sotto ci sono i lapislazzuli. Vabbè, il ferro ce n'è in quantità industriale più o meno. E poi c'è anche... Cos'è che c'era? Cos'è che c'era? L'oro, c'era anche l'oro, che è fondamentale. Ok, è lui il fastidioso, è questo scheletro. Devi morire, scheletro, non hai capito che tu devi morire? Sei la cosa più fastidiosa al momento in questo dungeon. Sei il più fastidioso del dungeon, sappi, lo scheletro. Non ti vuole bene nessuno. No, no, ci sta uccidendo di nuovo. Non ci credo, non ci credo. Dai, vabbè che non ho la spada, perché non mi sono fatto una spada. Che palle! Allora, per adesso ho conquistato la zona, ma solo per adesso, tranquilli, cioè niente di troppo serio. Credo proprio che... Ah no, ce ne sono altri, basta, vi prego, dai esplodi, dai creeper esplodi, dai su, 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 esplodi. Quindi signori, salviamo ed usciamo, per questo episodio è tutto. Praticamente abbiamo capito che sotto ci sono tutti i materiali per fare le prossime quest. Ne abbiamo fatto solo una in questo episodio. Quante volte siamo morti? Scrivetemelo nei commenti se avete letto tutte le morti che abbiamo fatto. Visto più che letto. Vi ringrazio per la visione. Nel prossimo episodio andremo sicuramente a fare almeno un paio di achievement. Abbiamo scoperto anche le nuove isole. Vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani al solito, ovvero 2:15, con un nuovo video. Sperando di non morire così facilmente. Alla prossima.